Ragazzi, sono sempre io, il vostro amico Federic 95 Ita, e benvenuti alla parte numero 45 della guida a Pagomi Y. Ragazzi, nella scorsa parte avevamo catturato il leggendario Yveltal, che praticamente era finito nelle mani delle Team Flare, che voleva distruggere il mondo. Però noi ragazzi lo abbiamo fermato con la nostra squadra, e quindi oggi siamo tornati a Fluxopoli per continuare la nostra avventura Pagomi Y. Quindi ragazzi, io direi di oltrepassare questo varco e di andare dal professor Elisio, che ci attendeva a un determinato ponte più avanti. Quindi ragazzi, parliamo un po' con un po' tutte le persone. Quindi andiamo nel percorso 18. Quindi qua ci sono due uomini che fanno i lavori. Più avanti a strada era disestata da una serie di tunnel scavati da Durant. Sistemare tutto non è stato facile. Del resto non possiamo rimproverarli di seguire il proprio istinto naturale. E certo, no, se i Pokémon cagano per strada, noi non è che possiamo fare niente, che ci volete fare? Comunque, percorso viale stretto questo, ragazzi. Vediamo un po' cosa ci sta. Camminiamo tranquilli. Ok, percorso 18. Strada d'acciaio, strada di sassi, cammino felice al suono dei miei passi. Carina. Comunque, leggiamo qua. Allora, percorso 18, no, nome via valle stretta. Ok ragazzi, quindi dobbiamo fare questa via valle stretta, ma prima ragazzi voglio mettere un repellente, perché non mi va di incontrare Pokémon lungo la strada, anche perché sennò la parte durerebbe ancora di più del previsto. Quindi andiamo a prendere i repellenti, se ce li abbiamo, credo di sì. Comunque va bene, solo 4, ce li faremo bastare. Allora, vediamo un po'. Allora, qua ci sta un bimbo da sfidare, però prima prendiamo questo strumento qua, che è un'iperpozione. Niente male. Ci può sempre tornare utile una bella iperpozione. Facciamo il nostro detector per cercare magari qualche strumento. Ok, qua non c'è nulla. Battiamo l'allenatore. Non mi fermo nessuno, non mi fermo davanti a nessuno. Lo vedremo. Ok, vediamo un po' cosa ci manda il bullo. Ok, Scolipide. Allora, noi naturalmente incominciamo sempre con Gardevoir, perché comunque è il Pokémon sempre più scarso della nostra squadra e bisogna farlo allenare. Allora, facciamogli un bel attacco. Vediamo un po' che attacco possiamo usare. Sì, psichico può andare bene, ragazzi. Anche perché è super efficace, quindi Gardevoir era il Pokémon ideale per questo scontro. Ora i punti esperienza aumentano, Venusaur sarà 63. Ok, manderà Pinsir, possiamo lasciare tranquillamente Gardevoir. Il Pinsir mi sembra che è di tipo coleottero, credo, non mi vorrei sbagliare, boh, non lo so. Vabbè, di solito sulle carte Pokémon a volte lo fanno anche di tipo lotta, vabbè. Perfetto, andiamo avanti. Esperienza. Blaziken sarà a livello 70, Blaziken se ne va per conto suo anche a livello 100 piano piano. Ok, non abbiamo avuto problemi contro questo bulletto da 4 soldi. Ora ragazzi, andiamo avanti di qua. Ok, non c'è niente. Ci abbiamo la mossa taglio, forse? No, non ce l'abbiamo, vabbè, non ci dovrebbe essere niente di che comunque. Andiamo avanti, battiamo Tizia Karate. Dovrebbe essere abbastanza buono tenere Gardevoir per questa parte, ragazzi, anche perché qua usano tutti i Pokémon di tipo erba coleottero, cioè erba, sì, erba coleottero, ciao, erba lotta, quindi può andare bene Gardevoir perché ha attacco di tipo psico. Ok, tra l'altro con la mega pietra poi Gardevoir diventerà tipo una bestia. Ok, Mieshao. Abbiamo battuto. Bene, sarà il 61 Gardevoir. E ora ci manderà Greninja, sarà il 65 giustamente. Tyrantrum sarà il livello 66 giustamente. Gli iscritti mettono like giustamente. Beamo. Ok, abbiamo battuto anche questa qua. Ora, che cosa ci attende lungo il percorso? Non è questo il ponte comunque, ragazzi. Ok, qua ci dovrebbe essere uno strumento. Ma che figata, Etere. Comunque ragazzi, credo che da questa zona di taglio, che dovevamo usare taglio, scendavamo e andavamo giù là sotto, e poi però la prendevo lo strumento là, ma non dovrebbe essere niente di che. Ok, qua ci abbiamo l'avventuriero, parliamo dell'avventuriero. Cosa preferisci del trekking? La salita o la discesa? La salita, ovvio. Non è vero la discesa, raga. Ok, mettiamo
Stunfish, vabbè, Gardevoir, sempre con attacco psico. Vai Gardevoir, distruggi tutti, conquisterai il mondo. Sì, questa parte, ragazzi, è molto di combattimenti lungo il percorso. Dovremmo arrivare anche alla prossima città. Sì, ciao, cioè, mi hai levato 7 punti vita praticamente. Dai, 8. Te ne abbono 1. Ok, psico è morto, perfetto. Mentre, ragazzi, in quella casa lassù, intanto il countdown dei, come si chiamano, dei ragazzi sale a 50.000, perché lo sto dicendo praticamente ogni 5 secondi. Ma vabbè, ragazzi, allora andiamo qua sopra. Qua dentro ci dovrebbe essere una un'allenatrice molto particolare, mo' ve la faccio vedere. Doppi sensi. Incredibile, no? Vabbè. Ecco, questa qua, mo ve lo spiego, allora. Ma guarda, è strano che qualcuno capiti in un posto come questo. A prima vista sei un allenatore in gamma. Che ne dici di affrontare una lotta di poco un po' particolare? Si chiama lotta inversa. Grazie al mio potere misterioso posso invertire temporaneamente la compatibilità di tipo. Quindi le mosse super efficaci diventeranno non molto efficaci e viceversa. Che dici? Interessante, no? Ma sì, proviamo. Allora, vediamo un po' cosa ci manda. Ragazzi, non so se avete capito, praticamente se lui manda Flareon, io faccio, che ne so, pistolacqua o idropompa, non ha effetto. Idem se gli faccio terremoto, ma se io gli faccio una mossa di tipo erba, che potrebbe essere foglia magica, a questo punto dovrebbe essere super efficace, accordi logica? Ma sì, uccidiamo Flareon con mosse di tipo erba. Allora, lui si nasconde sottoterra. Gli ha bucato il pavimento di casa praticamente. A questo punto noi non possiamo fare altro che fare onda sana. No. Aia. Minghe. Gardevoir. Ancora foglia magica. Vai. Non l'ho mai visto, ragazzi. Non so se questa è la prima volta che vedete un Flareon ucciso da una foglia magica. Ok, si nasconde sottoterra ancora. Ok, Gardevoir usa l'attacco, niente raga, onda sana. Niente, tanto qualsiasi cosa faccio la schiva, quindi. Ok, non ci dovrebbe uccidere, aia, facciamo foglia magica e muore. Cosa? Bastardo, pezzo di nonna. Flareon, me la pagherai. E mo chi gli mando? Venusaur. Vai Venusaur, fagli male. Fagli malissimo proprio. Zizi padrone. Facciamo Petal Danza. Morto. Dai. Tanto lui, se mi facciamo mosse di tipo fuoco, non erano efficaci. Ok, 2600, i punti esperienza vengono condivisi come al solito. Amungus contro Amungus, mosse di tipo acqua. No ragazzi, aspetta, forse sto sbagliando. Fammi pensare. No, mosse di tipo acqua dovrebbe essere abbastanza buone. Vabbè, mo vediamo. Surf. Super efficace dovrebbe essere. Ma sì, che è super efficace. Fango bomba non ci dovrebbe fare praticamente nulla. Mazza che... Oh, questi sono forti, ragazzi. Non scherzando, questi stanno a livello 55 e fanno il culetto, Surf, vai. E Among Us va a quel fungus. Ok, ora l'ultimo suo Pokémon dovrebbe essere... chi sarà? Boh. Sheninja? Aia, c'è un tuo Sheninja, mettiamo... Blaziken. No, aspetta, ho sbagliato, Sheninja, noi c'avevamo... l'evoluzione prima sarà, boh, che ne so. Vabbè, Sheninja. Ho sbagliato. Pensate quanto posso essere coglione, raga. Mannaggia, vabbè, gli faccio stramontante. Voglio essere ucciso solo da mosse super efficaci. Vabbè, raga, no, praticamente sono un pesce, perché ho pensato, Greninja, non me lo ricordavo proprio che esisteva. Vabbè, un Pokémon che l'ultimo che avrei pensato, guardate. Ok, abbiamo battuta. Vedo che hai compreso bene il principio della lotta inversa. Ecco qua, questo è un omaggio della bravura. Baccacao.
Grazie, cioè io ho perso 5 minuti di guida per prendere una bacca cacao. Bene. Ok ragazzi, questa dovrebbe essere una grotta speciale. Ok, entriamo, vi faccio vedere. Allora, questa si chiama grotta Climax, che adesso non visiteremo per il semplice fatto che è piena di allenatori e Pokémon. Questa è una grotta molto speciale perché finita la Lega ci potranno trovare dentro delle mega pietre e anche il Pokémon leggendario Zygarde. Come cavolo si chiama, non me lo ricordo, non so la pronuncia. Federic è una schiappa con la pronuncia. Quindi ragazzi, adesso non ci possiamo proprio andare. Di qua cosa c'è? Questa è un'altra entrata della grotta Climax dovrebbe essere. Qua c'è uno strumento, Etheremax. Ma queste saranno tutte parti extra che faremo dopo la Lega, ragazzi, non vi preoccupate. Qua c'è qualcosa. Ci buttiamo di sotto. Ah, una lotta aerea. Ma sì, dai, facciamo una lotta aerea, ragazzi, che è da tanto che non la facciamo. Comunque, la grotta Climax dovrebbe essere molto interessante, dai. Ah, credo che questa lotta aerea, ragazzi, c'è la possibilità che la possiamo perdere. Perché abbiamo solo un paio di tipo volante contro te, ma magari ce la può fare il nostro amico Tyranflame. Perché ricordo c'ha anche la mossa Trespolo. Quindi volendo, se ci fanno mosse di tipo elettro, possiamo comunque fare Trespolo. Quindi noi facciamo un attacco nitrocarica, se questo scempio. Dai, poi nitrocarica e mandalo KO. Ok, il primo è andato. Ora manderà, spero che non mandi tipo Emolga. Emolga potrebbe mandare benissimo. Boh, che ne so. Pesa il 64, Tyranflame ormai è il re degli uccelli, ragazzi. Qualsiasi riferimento a fatti a bla è puramente casuale. Baldeali? Cioè tu mi vuoi stare per imparare Baldeali? Cioè Baldeali, sto capendo bene? Impara Baldeali, staci. Ok, è il re degli uccelli, ragazzi, che ci volete fare? Ora manda Flygon. Wow, oh my god, uno dei miei Pokémon preferiti. Wow, che figata. Nitrocarica. Ho sbagliato, volevo fare Baldeali, però vabbè. Esatto, perché proprio che non era super efficace. Mi sono fatto prendere dall'emozione. Ok, aia, Mortan Guerrieri, pietra taglio. Ma che sei scemo, Baldeali muori. Se ci fa pietra taglio, ragazzi, siamo fottuti, ve lo dico. Madonna, guarda che missile. Ia. È stato fortunato a sopravvivere, Flygon. No, 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 no. Aia. Sei un bastardo, Flygon. Sei un bastardo. Vabbè, ragazzi, c'era, l'ho detto, c'era sicuramente la possibilità che perdavamo, ma che ci volete fare? Abbiamo solo un po' di volante. E quindi niente, cioè, è inutile. Non la considero nemmeno una sconfitta, perché tanto uno con tre contro uno, cioè, dai, sei sleale, pezzo di merda, proprio. Ok, qua non c'è niente. Niente, qua... Ah, aspetta. Che c'è scritto? Consigli utili. Noi non ci interessano i consigli utili. Dai, c'è uno strumento qua? C'è uno strumento, lo so. Dai ragazzi, queste sono tutte entrate secondarie della grotta Climax qua. Guardate che devo fare per raccogliere uno strumento, eh. Ma dove stai? Ci sono strumenti dappertutto. Vabbè raga, qua è pieno di strumenti, ma questi strumenti comunque li prenderemo. Credo di aver capito pure dove sta lo strumento. Vabbè, sta qua, però non è inutile andare qua a usare forza e andare a prendere gli allenatori. Questa è un'altra parte della grotta Climax che vedremo più avanti. Ok, miele. Ora ragazzi, continueremo ad andare in questo percorso e batteremo... Ah, questa è forza, usiamo forza? Ci abbiamo forza? Sì. No, spaccaroccia, vabbè. Ok, battiamo questa tizia qua, biondino. E... Filomena. Granbull. Tipo, voi... Ah, folletto? Potrebbe essere tipo folletto su questo gioco, ragazzi? Mi sa di... Cioè, no, perché io sono abituato alle carte, Pokémon. Su quello questo è folletto. Ma vabbè, tanto ormai mandavo a usarmi, quindi era lo shock. Perfetto, perfetto. Anzi, era pure di tipo folletto, visto. Ok, ora manda in campo Deden contro Deden. Aspetta, voglio vedere se c'ho. Ah, Gardevoir mi è morto, pure Tyranflame, fanculo, mi sono morti tutti e due. Vabbè, sti cavoli, uso Vanusaur, sai che me ne frega.
Vediamo Shock. Comunque quell'allenatrice gliela farò pagare, ragazzi. State nei burcetti e gliela farò pagare. Non si uccide il mio Tyrantflame così. Ha bisogno di una punizione. Sarà pure bella grave, lo dico. Me la stuprerò. Ok, andiamo avanti, vai, meglio. Ok, vuoi usare un altro repellente? Ma sì, tossici proprio. Andiamo giù? Sì. Ponte mosaico, ragazzi, siamo arrivati, che bello. Ora, allora, prima di tutto, prima di andare al Monte Mosaico, questa è una città molto carina, che bisognerà esplorarla, ma dato che dobbiamo andare a parlare veloce col professor Platan e non abbiamo tempo, direi che il Monte Mosaico, Ponte Mosaico lo possiamo esplorare anche la prossima parte. Quindi ragazzi, adesso dobbiamo andare da Platan, che ci farà una sfida veramente molto 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 interessante. E vi spiegherò anche dopo il perché. Allora, adesso parliamo un po' con questi tizi qua nel centro Pokémon. Questo non ci dice niente. Questa qua, vediamo un po'. Cambiare acconciatura per noi è come cambiare la forma per un Pokémon. Certo. Ah, compriamo un po' di repellenti, va raga. Ce l'hai i repellenti, Picco? Siamo tossici noi, dammi i repellenti. Dopo così spendiamo i soldi per la droga. Ok, torniamo più tardi. Ok, andiamo qua. Ora, come potete vedere, usiamo anche questo perché è molto utile. Con tutta la gente, ragazzi, parleremo nella prossima parte, non vi preoccupate. Ok, qua c'è anche uno strumento. Uno strumento? Strumento? Sbam, sta qua lo strumento. Antiscottatura, perfetto. Ora, cosa facciamo? Ponte, dove sta Platan? Sta qua? Ecco. Ok, vediamo un po' cosa ci dice. Con la musichetta sua bellissima. Mi spiace per tutto quello che è successo a casa di Elisio. Comunque, grazie mille, ti ringrazio di cuore a nome di tutti gli esseri umani e i Pokémon del mondo. Voglio un premio, voglio un premio, voglio un premio, cazzo. Fermando il Tiflame sei riuscito a salvare anche Elisio. Sapevo del suo desiderio di creare un mondo migliore. Forse un giorno la popolazione mondiale di uomini e Pokémon aumenterà davvero di dismisura. E allora se qualcuno sarà avido, altri verranno privati del dovuto. Ma se ciò accadesse, tutto verrebbe a mancare. Alla fine non resterebbe più nulla da rubare. Per questo capisco le idee di Elisio. Tuttavia avrei voluto che mettesse da parte il suo ego per insegnare a tutti cosa significhi aiutarsi a vicenda per migliorare e trovare insieme il percorso giusto verso un futuro radioso. Oh, mettici una virgola. Solo non ho mai affrontato questo argomento con lui. Quindi mi sento in parte responsabile. Beh, ora basta filosofeggiare. Filosofeggiare. Forza Federic, fammi vedere cosa avete imparato tu e la tua squadra in questo viaggio. Bene raga, famogli il culo. Allora, adesso lui ci manderà i starter della regione di Kanto. Allora, e noi lo affronteremo tranquillamente con i nostri cari amati Pokémon superiori. Adesso mi manderà Venusaur. Noi faremo con Gardevoir un attacco psichico che dovrebbe essere anche super efficace. Dopodiché lo combatteremo, credo, con la Mega Evoluzione, perché voglio proprio stracciarlo con la Mega Evoluzione, ragazzi. Ok, Venusaur è andato. A meno che non ci mandi Blastoise, ragazzi, lascio lui. Solo se ci manda Blastoise, però lascio Gardevoir. Perfetto, abbiamo battuto Venusaur e Venusaur sale di livello, perfetto. Ok, Blastoise, ragazzi, non c'è problema, possiamo mandare un attacco Foglie Lama. Sì, che dite? Lo facciamo Foglie Lama? Ma certo, facciamo Foglie Lama. Ok, non credo che va KO, però lo sapevo, c'ha molta difesa. Ok, che attacco è? Va, l'aumenta la difesa di Blastoise, quindi siamo fottuti, ragazzi. Ok, no, vabbè, difesa speciale, difesa normale, vabbè. Ora, manderà Charizard contro Charizard, ragazzi, voglio proprio distruggerlo al meglio. Ok, vogliamo cambiare Pokémon con Charizard? Sì, ragazzi, con Charizard voglio fare un incontro epico, cioè, rendetevi conto che cosa sta accadendo. Voglio 8000 like solo per questo scontro. Ok, noi mandiamo Blaziken, lui sceglierà Charizard. Facciamo la Mega Evoluzione e colpiamolo con uno stramontante, o meglio, Baldeali. Cioè, ragazzi, penso che gli faccio un danno di 8000 milioni di danni proprio. Ok,
Vediamo un po', ho scelto Balleali per fargli il più danno possibile, anche se potremmo subire un contraccolpo molto pesante, ma sti cavoli. Ok, 71 contro 50, cioè, muori. Cioè, guardate che roba, raga, super velocità proprio. Mamma mia. È diventato un'aquila. Ciao, Charizard. Ciao. si è rotto una gamba, Blaziken, però vabbè. Gardevoir sta al 62, ragazzi. Siamo pronti, siamo tutti pronti, siamo i Pokémon perfetti. Eccellente, davvero lodevole. Si vede che bla 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 bla. Sei forte, basta. Volevo intendere questo, si vede che sei forte. E sei migliorato. Ora, sei diventato parecchio forte. Inoltre, hai imparato ad avere fiducia nei tuoi Pokémon, grazie all'amore che hai per loro. Federic, in questa città si nasconde una cosa molto preziosa che mi appartiene. Se ti va, prova a cercarla. Ora però ti devo salutare. I preparativi per celebrare la vostra vittoria sul Team Flare non possono attendere. Wow. Ok ragazzi, di qua ci dovrebbe essere altre casette da esplorare. Tra l'altro consigli utili che non ci interessano mai. Beh, qua ragazzi dovremmo continuare la prossima volta, credo, perché ormai il tempo a mia disposizione per registrare è scaduto. Qua abbiamo una casetta e nella prossima parte, ragazzi, continueremo per questo percorso qua, ma prima esploreremo tutta la città e vediamo un po' cosa nasconde il professor Platan in questa città di molto importante. Anzi, qua c'è anche uno strumento da raccogliere e una signora. Vediamo un po', intanto raccogliamo questo strumento che è una caramella rara ed è figa, molto figa. Poi, dopo aver raccolto questa caramella rara, andiamo anche a raccogliere lo strumento, che è una Pokéball. Non potevamo aspettarci di meglio, lol. Niente, dato che ci siamo, ragazzi, parliamo anche con... Oh, ma quanti strumenti ci sono in questa città, ragazzi? Cioè, sul serio? Cioè, lo devo andare a raccogliere di sotto? Boh, io non lo so come funzionano queste cose, ragazzi. Ok, ci siamo, parliamo anche con la... Ah, qua c'è qualcosa, aspetta, che cos'è? Stazione di Ponte Mosaico, figo. Ho 2 MT per la mostra retromarcia, quindi posso regalartene una? Ma quanto è gentile, signora! Ma poteva darmi 500.000 euro, così? Ok, ragazzi, io salvo, voglio salvare qua, perché è figo. Voglio salvare qua perché è figo. Quindi ragazzi, per questa parte della guida Pokémon Y è tutto, io vi invito come al solito a lasciare tantissimi pollici in su, commentare, iscrivervi al canale, non ce la faccio più a parlare, sto parlando così da 3 ore, quindi ragazzi passate tutti i link qua sotto in descrizione, noi ci ribecchiamo alla parte numero 46 della guida a Pokémon Y, bella ragazzi!